La più ricca collezione al mondo di opere di Giorgio Morandi, che nacque proprio a Bologna nel 1890, si trova nel museo a lui intitolato. 78 tele, 92 disegni, 87 acqueforti e 20 acquerelli ripropongono in serrata progressione cronologica l'intera ricerca del pittore del silenzio, grande indipendente dell'arte italiana del Novecento. Le nature morte con le celeberrime bottiglie sono i soggetti quasi esclusivi del suo dipingere, essenziale fino all'ascetismo. Con una pittura strutturata, architettonica, di alto rigore mentale, ha molto spesso sfiorato, senza mai oltrepassarli, i confini dell'astrazione. A declinare la poesia del sentimento sono le delicate sfumature di una tavolozza soffusa e rarefatta, limitata a infinite variazioni di ocra, rosa, grigio-blu. In queste atmosfere lo spazio non ha più nulla di reale, diventa dimensione del profondo, luogo di un tempo immobile dove si sedimentano tracce invisibili di memoria. In una sala del museo si trova anche, ricostruito con precisione filologica, il suo famoso studio di Via Fondazza, con arredi, modelli e oggetti originali.